Oh, buongiorno, buonasera, siamo con Zagor. Oggi è il 13 dicembre 2021 e siamo con Zagor Tenai. Finita la lunga serie di Barone della Cosi, bah, insomma, che abbiamo già parlato abbondantemente, non ci torniamo. Inizia un altro nemico storico di Zagor, Mortimer, che è in realtà un nemico creato da Moreno Burattini, che firma la storia con gli Esposito Bros. Disegni sono spettacolari, sono belli, gli Esposito Bros sono bravi. Abbiamo detto Zagor a Venezia. No, Venezia è interessante, perché Zagor ovviamente sta tornando a casa da... Sì, c'è il finale del Barone della Cosi, penso che questa parte sia un po' inutile, nel senso che... Vabbè, nel senso... No, inutile nel senso sì, se non per far vedere Zagor a Venezia, che certamente... A Milano, addirittura Zagora a Milano, non è stato a Firenze. A Firenze ci è passato, poi a Genova ha fatto un giro lungo per tornare negli Stati Uniti. Dopo Barone della Cosa fa tutto sto girotto e se ne tornerà negli Stati Uniti. C'è anche la spiegazione per cui Mortimer non è Mortimer, non è Mortimer, Mortimer non è morto, quindi è cascato dalle cascate. Mortimer non è morto. Sto facendo una serie di cattiva poesia. È cascato dalle cascate, mi piace questa cosa, è cascato dalle cascate, è cascato nella cascata, è caduto nella cascata come Moriarty, solo che Moriarty non risorge, a morte ne risorgerà tramite un trucco. Vabbè, qui c'è che insomma lascia Frida, vabbè, Frida, non c'è Bacetti, niente, vabbè, perché poi Moreno Burattini tende sempre un po' agli spiegoni. In realtà nel fumetto non è che bisogna spiegare tutto, non è un'enciclopedia, non è un personaggio vero. Secondo me faceva anche bene Nolitta, non spiegava tante cose, insomma, nel fumetto te lo prendi un po' così come viene, nel senso che non è che stai a chiederti ma che numero di scarpe avrà portato Zagor quando ha incontrato il Barone della Cosa, non lo sappiamo che numero avrà portato. Oh, belle queste scene di Esposito Bros a Milano, Venezia, Zagora a Venezia, non l'ho mai visto, onestamente. Se qualche zagoriano sa di un'apparizione di Zagora a Venezia, me lo dichi, direbbe Fantozzi. Io non me lo ricordo. Zagora a Venezia. E poi c'è la spiegazione di Mortimer come non è morta, appunto, con una finta morte, resurrezione, stile Master of Balance, il finale dove uno dei fratelli cattivi, fratello cattivo che poi non si sa se è buono o cattivo, con dei trucchi, vabbè, finta morte, fakir, eccetera, eccetera, si torna sempre lì. Dopo questo un po' di spiegoni, in realtà anche abbastanza in là con la numerazione, verso pagina 40-41 Zagor incontra non il suo nemico, ma un emissario di Mortimer che è stato inviato, appare anche da Dranky Duck, insomma. E niente, la storia all'inizio, quindi sembra una storia molto più giallistica, onestamente, sì, la citazione Sherlock, onestamente non so quanto durerà, quindi non ho idea. Spero che non duri 7 mesi, perché 7 mesi, cioè, no, 7 mesi. Spero che la cosa si risolva in tempi più veloci e più contenuti delle serie Bonelli, che di solito la serie Bonelli, se è sotto i 5 numeri, è breve. Nel senso, una serie di 2 numeri è praticamente un colpo d'ali di farfalla, nel senso. Quindi alla fine poi uno ripiega su altro, cioè non lo so quanto durerà. Comunque, vabbè, all'inizio non c'ho molto da dire, nel senso Mortimer in questa storia appare verso la fine, tenterà di incastrare Zagor, non è che mi spoilero perché tanto in realtà c'è poco da spoilerare, e niente, questo è un numero di attesa, quindi non ho molto da dire, a parte il finale, stilo Sherlock Holmes, i disegni di Mortimer, storia classica dello stile di Moreno Burattini. C'è, ovviamente Moreno Burattini ci mette sempre la scenetta con Cico, nella migliore tradizione nolittiana. Moreno Burattini è uno sceneggiatore molto, molto fedele a Nolitta, nel senso la scenetta con Cico ci mette sempre, anche se ovviamente Zagora a Venezia è un po' un coup de théâtre. Con questo coup de théâtre ci lasciamo. Non faccio un video molto lungo perché ho molte cose da fare, quindi un video brevissimo, 4 ore e 5, 4 ore e 5.
4,40 euro, sto guardando il prezzo, beh, costa sempre 4,40 euro. E va bene, seguiamo sempre Zagor tra alti e bassi. Insomma, spero. Insomma, alcune storie mi sono piaciute di più. Candrax mi è piaciuta di più, Bracosi un po' meno. Come nel fumetto seriale c'è l'alto e il basso, cioè, insomma, storia, un fumetto che deve uscire tutti i mesi. È ovvio che non sto a dire. Ha ragione Mad Mitch quando dice i capolavori. I capolavori sono pochi, nel senso, pazienza, tamburini. Sì, a volte può capitare in una serie regolare di trovare qualcosa che si avvicina al capolavoro, ma per me già Zero Calcare, insomma, non è capolavoro neanche lui, pur essendo osannato dalla critica, soprattutto di una certa area, ma lasciamo perdere. No, fa benissimo il suo lavoro, ma il capolavoro è, cioè, volete vedere un capolavoro? Prendete un po' di pazienza e leggetevi anche il miglior libro di Zero Calcare, capite che c'è l'abisso. Ma non perché Zero Calcare non sia brava, perché c'è l'abisso, cioè l'abimma, cioè Pazienza cita Majakovskij, Pasteur, cioè. Questo non è un capolavoro, cioè, non ti offende Mariano Burattini, è una storia leggibile che passare 20 minuti, naturalmente sempre con queste, cioè i tempi della Monelli tendenzialmente in tutte le storie sono molto dilungati, cioè, c'è uno stile narrativo sia su qui sia su quella di Boselli, e appunto sul Grande Nord, cioè, sono dei tempi narrativi lunghi, cioè arrivato alla fine di 98 pagine, praticamente sei all'inizio della storia, questo potremmo dire, cioè, dopo 98 pagine dice, vabbè, no, ma siamo proprio all'inizio, proprio all'incipit, perché ovviamente se una serie dura 3, 4, 5, 6 volumi, è ovvio che quella di Boselli su Tex, dopo 3 o 4 o 3 volumi, cominciava a intravedere il nocciolo della situazione, qui è uno solo. Sono solo 98 pagine, che volete di successo, cioè, praticamente è praticamente il riassunto delle puntate precedenti. Va bene, vi lascio e vi saluto con Zagor Tenai, Zagor la diabolica trappola, morte, numero classico di Zagor, senza, secondo me senza infamia e senza lode, ecco, senza niente da. Se volete leggere, leggetelo, non è, cioè, non mi sembra che non sia, cioè, da quello che ho letto io, non mi sembra che sia una cosa imperdibile. Se non le ha lette nella vita, oddio, non le ha lette. Siamo una serie regolare, come tutte le serie regolari, insomma, se tira anche a campà, diciamoci la verità: nelle serie regolari si tira a campà perché devono far uscire un numero tutti i mesi. È ovvio che il capolavoro non si può fare tutti i mesi. Mi incuriosisce più questo, ma devo ancora leggere. Il retorno di La Palette, ma vedremo. Con questo vi lascio e vi saluto veramente e definitivamente fino alla prossima puntata. E come diceva Superbulb, Paxi è l'ultimo chiuda la connessione. La porta, no? È l'ultimo chiuda la connessione. Questo motto che mi sono inventato, sì, motto geniale. È l'ultimo chiuda la connessione e vi saluto.